Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati a una nuova puntata con Good Morning Milano, sempre qui per raccontarvi Milano, i protagonisti, la città, tutto quello che succede. Oggi è mercoledì 30 maggio 2018 e diamo subito il benvenuto alla nostra ospite, un gradito ritorno, è già stata ospite qualche tempo fa nei nostri studi, ma siamo ben contenti di averla di nuovo qui, Alessia De Rubeis. Buongiorno Alessia. Buongiorno a tutti, buongiorno. Che viene a presentarci un evento che seguiremo poi durante tutta la giornata del 7 giugno in diretta, che è Reinventing Fundraising. Sì. Però io, Alessia, a questo punto do la parola a te per spiegarci bene che cos'è Reinventing Fundraising, ma soprattutto Atlantis, che è questa company con sì. cui avete organizzato questa bellissima giornata. Allora sì, grazie innanzitutto Fabio per averci dato questa possibilità di raccontare Reinventing Fundraising, ma soprattutto Atlantis, che è un'agenzia di consulenza specializzata nel settore non profit, che si occupa appunto di fundraising, di raccolta fondi e di comunicazione sociale. Da quando è nata, circa 3 anni fa, Atlantis ha dato vita a questo evento, un evento molto importante nel panorama del sociale, che si tiene appunto quest'anno il 7 giugno. È un evento che ha come fil rouge quello di unire gli aspetti della comunicazione sociale, della responsabilità sociale di impresa e appunto del fundraising. Quindi i protagonisti saranno proprio le persone che amano il sociale, che sono coinvolte proprio nelle attività sociali ogni giorno. Ecco, appunto, a chi si rivolge specificatamente questo, anzi o meglio Atlantis e poi comunque anche il progetto appunto della giornata del 7? Allora, Atlantis si rivolge alle organizzazioni non profit e alle organizzazioni appunto che hanno come loro missione di vita quella appunto di lavorare nel sociale e quello di fare comunicazione sociale e raccolta fondi. E questo evento è rivolto a tutte le persone, sia studenti che persone che lavorano nell'ambito delle associazioni appunto che si occupano di fundraising, di comunicazione sociale, e anche a persone appassionate di questo terzo settore del no profit. Quindi è un evento aperto a tutti, è ad iscrizione ma gratuito. Ecco, perché fare un evento come Reinventing Fundraising? Perché le associazioni con le quali lavoriamo e le persone che fanno parte di queste associazioni hanno bisogno appunto di un evento, di un momento di confronto su queste tematiche, perché in questa giornata del 7 giugno a Milano toccheremo tutti gli aspetti del sociale, passando dalla responsabilità sociale di impresa, quindi dalle aziende che sviluppano questa attività all'interno proprio del loro settore, alle associazioni che ogni giorno appunto cercano di raccogliere fondi e di sensibilizzare ai loro temi, e anche praticamente alla comunicazione sociale, quindi tutto ciò che noi vediamo che si occupa di sociale. Quindi è un evento che unisce un pochino tutte questi aspetti e di cui le persone ormai sanno che noi lo facciamo ogni anno e hanno bisogno di essere con noi appunto per capire le tematiche, per vedere anche i protagonisti di questo evento, che ogni anno sono differenti. Noi cerchiamo sempre di ampliare e trovare nuove persone che possono parlare di queste tematiche. Ecco, mi sembra anche un momento in cui andare e magari scoprire cose che magari uno neanche conosce, sì, quando magari ha un'associazione, perché spesso e volentieri poi noi parliamo di associazioni di tanti livelli, cioè quella magari grande che è ben certo strutturata e quindi ha tutti i suoi settori, ognuno ha quelle magari più piccole che fanno magari fatica certo anche a muoversi. Mi viene da dire anche il modo per non sbagliare, anche scoprire quali sono secondo te le difficoltà più grosse che molte piccole magari associazioni o gli errori in cui cadono involontariamente possono trovare, e a che risposte da poter dare voi? Ma sicuramente le associazioni piccole si trovano di fronte alle grandi, quindi devono cercare comunque di vivere, di lavorare non all'ombra delle associazioni molto più grandi, ma soprattutto cercando di intraprendere una propria strada. E la strada può essere quella di iniziare a dialogare con il proprio pubblico, con i propri donatori, cercare di comunicare al meglio ciò che viene fatto attraverso campagne di sensibilizzazione, campagne di raccolta fondi, cercando anche di attivare dei nuovi canali. Quindi sicuramente le piccole associazioni devono cercare di
di capire qual è il loro, diciamo, status, di cercare di capire dove sono, dove vogliono arrivare, senza far paragoni con i grandi, come li chiamiamo noi, mostri sacri delle associazioni non profit, che sono quelle molto più grandi, che comunque non devono, non esistono indipendentemente dalle piccole. Quindi Reinventing è anche un modo, sicuramente una giornata di formazione, oltre che un evento, perché chi verrà, chi seguirà le sessioni che andremo a fare durante tutta la giornata, perché inizierà la mattina alle 10 per poi terminare alle 18, riuscirà anche a capire come muoversi, cosa fare per cercare appunto di portare avanti le proprie attività sul sociale. Ecco, appunto, come avete organizzato la giornata? Sì, allora la giornata è organizzata in varie sessioni, perché si aprirà la mattina e ci sarà una sessione dedicata alla responsabilità sociale d'impresa con grandi aziende che racconteranno appunto al pubblico cosa fa quell'azienda, cosa fanno le aziende per la responsabilità sociale d'impresa, quali sono le attività che vengono svolte in favore del terzo settore, come per esempio Shan, che sarà un'azienda partner e protagonista di Reinventing, OVS. È interessante vedere come appunto i settori ormai si incrociano, sì, sempre di assolutamente più, no? Questo sì, terzo settore si incrocia con gli altri settori. Perché sempre di più anche in azienda c'è la voglia e anche il dovere morale di far qualcosa per il terzo settore, quindi c'è questa novità, questo nuovo aspetto da un po' di tempo, sì, naturalmente, sì, che si apre verso la responsabilità sociale appunto delle imprese. Quindi le aziende nella prima sessione ci racconteranno cosa fanno, quali sono le loro esperienze attraverso delle case history. Poi ci sarà la sessione, quella dedicata appunto al fundraising, dove appunto i protagonisti di questa sessione, come Greenpeace, una grande associazione che tutti conosciamo, ci racconteranno appunto delle case history attraverso presentazioni, attraverso video, le loro attività di raccolta fondi. E finiremo con una sessione dedicata molto importante alla comunicazione sociale, che vedrà protagonisti Pubblicità Progresso, che è un mostro sacro della comunicazione, dei grandi direttori creativi come Paolo Iabichino, che inizieranno a parlare di quello, come si comunica nel sociale. Novità di quest'anno è un piccolo intervallo, diciamo così, con delle pillole di uno spettacolo di una nostra associazione con la quale lavoriamo, che è molto piccolina, si chiama La Stravaganza Ollus, che è un'associazione che appunto porterà in scena dei tratti, dei piccoli pezzi di uno spettacolo che hanno portato quest'inverno al teatro, che si chiama Lottatori Sguardi Sollevano Vento, ed è uno spettacolo che viene appunto fatto da ragazzi disabili, perché La Stravaganza si occupa proprio di utilizzare il teatro come mezzo per aiutare questi ragazzi a cercare di uscire dai propri limiti. E proprio uscire dai propri limiti è il fil rouge di Reinventing, cercare di capire come superare i limiti, cosa fare per superare i limiti e cercare quindi di vincere le paure e gli ostacoli. Concludo dicendoti una cosa molto importante, che avremo ospite appunto un preparatore atletico di ragazzi, di persone disabili all'inizio nel nostro saluto iniziale, che è il preparatore atletico di Alex Zanardi, che farà un bel discorso introduttivo appunto e ci racconterà proprio come si fa a superare i limiti nella vita e anche nel sociale. Insomma, Zanardi, chi mi dirà di può infatti far vedere poi come appunto preparandolo bene cosa è riuscito a fare. Chi altro ci sarà presente? Appunto, mi hai detto quasi tutti, credo ormai, non OBS, credo manche Oshan, più nessuno, Team, proprio non fare appunto totto nessuno. Buone notizie del Corriere della Sera, che è la testata dedicata al sociale. Avremo appunto Alberto Contri di Pubblicità Progresso, avremo dei grandi giornalisti come Luciano Moia di Avvenire, quindi la Stravaganza appunto, che racconterà farà questa performance teatrale, CBM Ollus, un'altra grande associazione oltre a Greenpeace, che ci racconteranno insomma quello che devono, cosa fanno, quindi tantissimi, diciamo, protagonisti di questo nostro evento appunto del 7 giugno alla sala Dino Buzzati del Corriere della Infatti abbiamo Sera. Visto, anzi chiedo alla regista se possiamo rivedere il programma appunto, così vediamo anche bene dov'è. E allora abbiamo detto appunto il 7 giugno dalla mattina fino al pomeriggio, fino a 18 all'incirca la conclusione. Chi può venire e come si può fare per venire? Allora possono venire tutti, previa
partecipazione e registrazione dal sito appunto di Reinventing su www.atlantiscompany.it. Lì potremo trovare poi il link al Reinventing Fundraising. È possibile entrare e registrarsi, oppure semplicemente ci si può accreditare anche la mattina stessa. Quindi chi è interessato può venire dalle 10 in poi alla sala di Nobuzzati, e appunto non c'è alcun costo per essere presenti, perché noi vogliamo appunto che questo evento sia aperto al Ecco, pubblico. che tipo di esperienza uno si deve aspettare? Che cosa, con che cosa poi, come si dice in questi casi, tornerò a casa? Sicuramente con delle conoscenze in più sul settore non profit, sul mondo in generale della comunicazione sociale, della responsabilità sociale, ma anche un messaggio, secondo me, molto forte che daranno appunto i nostri moderatori e le persone che parleranno appunto durante la sessione. Quindi quello di cercare comunque di impegnarsi in qualche modo nel sociale, in maniera diversa, ma come si può, e aiutare appunto le associazioni e le persone che hanno bisogno. È una quarta edizione questa, Quarta giusto? edizione, sì. Ecco, che cosa c'è di diverso dalle altre edizioni? Che cosa avete capito anche? Insomma, ormai Certo, potete fare un bilancio dopo quattro edizioni di assolutamente. quello che è, e soprattutto, no, voi, l'abbiamo capito, siete molto avanti nel portare avanti questo Ci discorso. proviamo. Qual è la realtà invece, lo scenario fuori? Come sono messe le associazioni? L'hanno capita l'importanza di doversi un po' appunto strutturare, parlare, capire, seguire certe linee guida, diciamo. Allora, sicuramente la quarta edizione di Reinventing cambia rispetto alle altre. La novità è anche questo spettacolo teatrale che in realtà non si porta in scena durante un convegno, si può dire, una giornata di formazione, ma noi abbiamo voluto comunque portare, appunto, dedicare, regalare alle persone che saranno presenti questi minuti di spettacolo fatto da ragazzi disabili. Sicuramente ci sono sempre nuovi protagonisti che ogni anno popolano le sessioni, quindi la novità sarà sicuramente il superare i limiti, quindi il concetto del superamento dei limiti che porterà appunto di cui si parlerà. E quello che mi chiedevi tu era se le associazioni hanno capito Sì, l'importanza. cioè, Lo stanno man mano voi sono capiscono, ormai 4 anni che sicuramente portate sono avanti 4 un anni, ci sono messaggio importante, comunque un no? messaggio importante, sanno che esistono delle agenzie, delle consulenti che sono in grado di seguirli, di affrontare con loro delle sfide quotidiane, di portarli comunque a crescere, a migliorare la comunicazione, la raccolta fondi. Quindi noi come bilancio sicuramente è positivo. Possiamo dire che in questi anni di nascita di Atlantis, in realtà poi tutte le persone che lavorano insieme a me sono persone che hanno esperienza nel sociale di molti anni, come il nostro CEO che è Francesco Guistelli, che lavora nel panorama del no profit da più di 15 anni. Però sicuramente le associazioni stanno capendo il valore aggiunto di quelli che sono i consulenti e si affidano sempre di più per cercare appunto di crescere, di avere più, di migliorare la propria raccolta fondi e di migliorare quella che è la comunicazione sociale. Quindi siamo felici, abbiamo sicuramente fatto un bilancio positivo di questi anni di attività. Allora, Alessia, ricordaci bene le coordinate del 7 Certo, giugno. 7 giugno presso la sala di Nobuzzati del Corriere della Sera in via Eugenio Balzan 3. Dalle ore Dalle 10 10 fino alle ci si 18. può già registrare sul Sito sito di Atlantis, internet, sì. senza problemi, non c'è nessun costo, dicevamo. Assolutamente E no. ricordiamo un po' appunto gli obiettivi di questa giornata, così per chi magari si fosse collegato solo adesso. Gli obiettivi di questa giornata quali sono? Quello di cercare sempre di più di far capire l'importanza del no profit, del settore non profit, del terzo settore, della comunicazione sociale e far capire anche alle aziende che possono, oltre a portare avanti i loro bilanci, i loro obiettivi, il loro profitto, possono comunque sostenere e aiutare le associazioni nel loro percorso. A questo tavolo sono passate tantissime associazioni in questi anni e quindi mi verrebbe da dire, regalaci magari un piccolo consiglio da dare a quelle associazioni che magari si sentono un po' sperse, non sanno bene cosa fare, una piccola cosa che possono fare già per migliorare il loro modo di essere, diciamo. Sicuramente iniziare a guardare dal loro vicino, non dal loro lontano. Quindi i primi donatori, le prime persone sono quelle che hanno attorno. Quindi iniziare comunque a dialogare con le persone che hanno a fianco, piuttosto che voler subito fare un salto che poi magari non porta a quel determinato risultato. Questo è molto importante. Quindi non andare a cercare l'obiettivo troppo lontano, ma cominciare a guardarlo vicino. Tu dicevi appunto prima, non fare proprio paragoni con i grandi, con i mostri No, no, sacri, no. da cui Pensare ce a l'hai fuori.
forse imparare, perché certo, giustamente dice, voi li portiamo, li facciamo imparare, conoscere, ma non dovete diventare così subito. No, c'è bisogno di fare piccoli passi, uh-huh, come diciamo, uno alla volta, per cercare poi di arrivare negli anni, nel tempo, senza avere fretta un obiettivo maggiore. Però bisogna sempre guardare se stessi e iniziare da là, facendo dei piccoli passi. Perfetto, allora siamo quasi in chiusura. Ricordiamo allora bene le coordinate: 7 giugno, Saladino Buzzati del Corriere della Sera, via Eugenio Balsan 3, Moscova. Dalle ore 10, diciamo una giornata abbastanza completa, fino alle 18, con 3 sessioni più uno spettacolo teatrale. 3 sessioni, appunto, ricordiamolo: la prima sessione dedicata alla responsabilità sociale d'impresa, poi la seconda sessione dedicata al fundraising, e lo spettacolo teatrale della Stravaganza Olos, e poi l'ultima sessione dedicata alla comunicazione sociale e al ruolo appunto della comunicazione all'interno del mondo no profit. Insomma, si viene a dire 3 tasselli fondamentali per qualsiasi associazione, piccola o grande che sia, per poter crescere, oppure comunque per potersi dire siamo qua, per farsi conoscere, c'è di tutto e per tutti, mi viene per a dire tutti, certo. Quindi davvero, qualsiasi tipo di associazione avete, qualsiasi tipo di lavoro fate nel terzo settore, perché poi ho detto che appunto magari abbiate un'associazione voi, magari lavorate per il terzo settore, davvero tante cose da imparare. Dice appunto è una giornata di formazione alla fine della fiera, dove tanti porteranno le loro esperienze, e da queste esperienze si può imparare davvero tantissimo. Tanto Alessi, ti ringrazio allora tantissimo. Grazie a te Fabio, grazie a voi per averci dato questa opportunità. Ci vediamo il 7, ve lo ricordo, 7 giugno Milano News cambierà un po' la propria programmazione, in quanto vabbè, noi il terzo settore lo seguiamo sempre molto da vicino, e quindi saremo alla Saladino Buzzati, seguiremo tutto il giorno, non tanto i convegni, non tanto le sessioni, che anzi vi invitiamo ad andare a seguire, ma vi faremo conoscere chi ci sarà lì e vi faremo capire, se avrete avuto la malaugurata idea di non venire, che cosa vi sarete persi. Quindi siete ancora in tempo invece a registrarvi, ad essere grazie lì il 7 di giugno. Grazie mille Alessia, allora ci vediamo il 7. Grazie. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre con noi è questa sera alle ore 18 con l'informazione di Milano All News, edizione della sera. Good Morning Milano torna domani alle 12:30, sempre qui in diretta su Good Morning Milano, Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.